sorvoliamo la selva dei trulli di Alberobello in Puglia. La murgia di queste particolari costruzioni comprende la Valle d'Itria e i comuni limitrofi ad essa. Il modello costruttivo di architettura spontanea è identificato in italiano col termine trullo, ma qui viene chiamato anche casetta, piccola casa. In altre zone della Puglia vi sono costruzioni analoghe che tuttavia non possono essere definite propriamente con il termine trullo. I trulli possono essere annoverati tra gli esempi ancestrali di prototipo delle costruzioni modulari del XX secolo. La chiesa di Sant'Antonio, costruita da un mastro ancora attivo nella cittadina. All'interno il cupolino è alto 18 metri e 90. I simboli sui tetti sono stati catalogati come di buon auspicio ed ornamentali. Interno di un trullo restaurato con travi a vista prive di funzione strutturale. Per la costruzione tipica della struttura venivano utilizzate pietre calcaree del posto. A ciò si deve l'esistenza di numerose forme costruttive, le quali dipendono molto dal tipo di pietra rinvenuta. Il trullo nasce come una tipica costruzione contadina. Il tetto è coperto con lastre calcaree dette chiancarelle. Il cozzaro, ovvero colui che coltivava la terra del padrone, poteva avere un giaciglio dove dormire e tenere gli attrezzi del campo. Qui abbiamo un esempio di unità costruttiva modulare. Per gemmazione, altri ambienti sono stati aggiunti attorno al vano centrale. Le straordinarie costruzioni connotano tutta l'area. Trullo sovrano. L'edificio unico a forma conica del XVIII secolo ospita un museo del patrimonio culturale con manufatti e arredi originali. Oggi la cultura
del recupero e riuso dei manufatti antichi connotano quest'area. Tanto da renderli appetibili ad un turismo stanziale ad alto livello.